Anticamente, per accedere ad una città, soprattutto se munita di mura, bisognava entrare attraverso le sue porte. La città di Vasto era attorniata da mura difensive con fossati, costruiti nel 1439, per la difesa contro gli assalti dei banditi e delle scorrerie di pirati. Del sistema difensivo facevano parte il possente castello, le 6 torri lungo la cinta muraria e le 4 porte della città. Prima di entrare nel centro storico, ammiriamo dalla loggetta un panorama mozzafiato. Gli occhi non sanno più dove guardare. Vedi la spiaggia a forma di falce e i primi scogli con sopra la bagnante, anche se spesso viene erroneamente chiamato la Sirenetta. Il monumento è dedicato alla bagnante, un omaggio alla bellezza femminile e alle molteplici qualità delle donne. L'agile silhouette da lontano sembra proprio una ragazza con i capelli raccolti, che si sistema il costume da bagno, prima di tuffarsi nelle acque cristalline del mare. L'opera fusa in bronzo si erge dal 1979 sullo scoglio di Scaramuzza ed è stata realizzata dallo scultore abruzzese Aldo D'Adamo. Pesa mezza tonnellata ed è alta 3,60 m. Da questa terrazza, nelle giornate limpide, si può intravedere il mare fino al Gargano e le Tremiti. Ora non resta che addentrarci dalla Porta Santa Maria, comunemente indicata come Porta Catena, unico esempio superstite di porta facente parte della cinta muraria della città. Presumibilmente la costruzione risale ad epoca anteriore alla ricostruzione delle mura cittadine, tra il 1391 e il 1439. Questa porta è l'unica che non ha subito mutamenti legati a restauri. La chiesa di Santa Maria Maggiore è la più grande del centro storico, costruita nell'XI secolo e nel 1902 dichiarata monumento nazionale. Danneggiata dai turchi nel 1556 e poi da un incendio nel 1645. La chiesa venne ristrutturata e ampliata nel corso del 1700. Al suo interno sono custodite delle reliquie di particolare importanza per i fedeli, come quella della Sacra Spina e le spoglie di San Cesario Martire. All'esterno, la torre campanaria più alta della città, con le sue finestre romaniche, svetta accanto alla facciata, a dominare la chiesa e l'intero centro storico. Sotto l'altare maggiore si trova la cripta, realizzata nella metà dell'Ottocento, per custodirvi il corpo di San Cesario Martire, vestito da soldato martire insieme con un'ampolla vitrea che ne contiene il sangue. Nella teca si trova la lettura autentica che ne attesta la donazione fatta a Cesare Michelangelo d'Avalos il 3 novembre 1695. Le reliquie furono da subito custodite nella chiesa. La reliquia della Sacra Spina è di particolare interesse perché si ricollega alla corona di spine che la tradizione riconduce alla Passione di Cristo. Corona recuperata e poi donata da San Luigi alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Nel corso dei secoli furono tolte non poche spine per essere donate a chiese e santuari. Il privilegio della donazione toccò anche la chiesa di San Maria Maggiore di Vasto. Prima di raggiungere la piazza principale della città antica, si intravede da subito la sagoma della chiesa di San Giuseppe, una delle principali di Vasto. Costruita nel 1200, come il resto della città e della costa, subì il saccheggio dei turchi nel 1566. Dalla costruzione originaria
dedicata a Sant'Agostino, resta la facciata con il rosone. Alle spalle della chiesa di San Giuseppe c'è Palazzo Davolos, il più importante di Vasto, che oggi ospita i musei civici e un bellissimo giardino napoletano. Costruito nel 1400, fu devastato dai turchi, ma ricostruito dai Davolos, che per 300 anni lo resero una piccola reggia. Nel 1799 fu abbandonato e smembrato in abitazioni e botteghe, fino al 1974, quando è stato acquistato dal comune di Vasto, che lo ha ristrutturato. Il cuore della città antica è la piazza Rossetti, sulla quale si affacciano alcune delle principali testimonianze storiche e architettoniche. Al centro della piazza spicca il monumento, dedicato a Gabriele Rossetti, poeta e patriota vastese. Colpisce subito anche la sagoma della Torre di Bassano, il pezzo più pregiato delle antiche mura di Vasto. Imponente e ben conservato, esempio di arte difensiva militare, la sua costruzione risale al 1439, quando, per volere di Giacomo Caldora, vennero innalzate le mura a difesa della città. Nel corso dei secoli è appartenuta a diverse famiglie. La forma ellittica della piazza ci ricorda che sotto, a circa 5 metri di profondità, sono conservati i resti di uno dei più grandi anfiteatri del centro Italia. Come al Colosseo di Roma, qui si svolgevano spettacoli a cui assistevano fino a 16.000 persone. I resti dell'anfiteatro romano, in parte percorribili, sono visibili dai sotterranei del vicino castello caldoresco, simbolo della città, costruito nel 1400 da Giacomo Caldora e usato nei secoli come strumento di difesa delle mura, prigione e abitazione privata. Dell'antichissima chiesa di San Pietro, molto cara ai vastesi, ma demolita in seguito ad una frana avvenuta nel 1956, rimane solo la parte inferiore della facciata, entro cui è incastonato il bel portale romanico. Il nostro viaggio termina, ma non prima di vedere uno dei tratti di mare più belli e meno conosciuti d'Italia, la Costa dei Trabocchi. I trabocchi, o trabucchi, sono macchine da pesca costruite o ancorate a pochi metri dalla riva. La loro origine è incerta, ma si pensa che siano stati costruiti dai contadini che volevano integrare i loro prodotti di terra con il pesce, ma non avevano la voglia e le capacità di andare per mare. Il trabocco, invece, permette di arrivare in acque profonde senza allontanarsi molto dalla riva, a cui sono collegati con passerelle o da pochi metri in barca. Alcune di queste spettacolari costruzioni hanno circa 500 anni e sono gestiti ininterrottamente dalla stessa famiglia. La Costa dei Trabocchi si snoda per più di 130 km da Vasto fino a Ortona. Gran parte dei trabocchi oggi sono trasformati in ristoranti, solo pochi funzionano ancora come macchine da pesca. Il pranzo o la cena in un trabocco è un'esperienza davvero straordinaria.
si sta sospesi sul mare, a pochi metri dalle acque profonde, in un silenzio rotto solo dalle onde e con una vista impareggiabile.